Ciao, bentornati. Io sono Jessica e oggi parliamo di un prodotto che mi avete chiesto veramente, veramente in tanti e finalmente mi è arrivato. In particolare vedremo che cos'è Osmo e quali sono le applicazioni e i giochi che possiamo fare con questo strumento. Una cosa importantissima di Osmo è che funziona soltanto con iPad, quindi anche le applicazioni ovviamente non sono disponibili per Android. In ogni caso vi lascio nell'info box il riferimento per andare a vedere quali caratteristiche deve avere il vostro dispositivo. Osmo cosa ci permette di fare? Ci permette di interagire con il nostro dispositivo utilizzando degli elementi della realtà. Quindi possiamo andare a manipolare gli elementi e vedremo come si può interagire e cosa succede all'interno della nostra applicazione. Lo possiamo fare semplicemente utilizzando la struttura di base di Osmo, che non è nient'altro che un piedistallo e un sistema di lenti che mettiamo davanti alla fotocamera. E questi due elementi semplicissimi ci permettono veramente di aprire un mondo. Perché poi in base all'applicazione Osmo che andremo a scaricare sul nostro iPad, potremo andare ad interagire con numeri, colori, lettere, lavorare sul lato artistico, potremo andare a giocare con le scienze, con l'arte. Le applicazioni sono veramente tante, alcune applicazioni possiamo utilizzarle anche soltanto appunto con il set di base di Osmo, altre applicazioni invece richiedono dei set aggiuntivi dove andiamo a trovare delle tesserine o dei componenti che ci permettono di interagire con l'applicazione. Qui vedete un set che mi è piaciuto veramente tanto, che è quello dedicato al coding, che ovviamente ci permette di interagire con la sua applicazione. All'interno, infatti, troviamo delle tesserine che composte ci permettono di andare a programmare e a far muovere uno dei protagonisti. Se volete un video dedicato soltanto a questo set e a questa applicazione, scrivetemelo nei commenti, così ve la farò vedere da vicino. Ma adesso andiamo a vedere da vicino il set di base di Osmo e andiamo a scoprire anche alcune applicazioni sia senza set sia con il set. Benissimo, e questo quindi era il grande mondo di Osmo e quindi ci permette di uscire dallo schermo del nostro dispositivo per andare a manipolare quello che abbiamo davanti. Io mi sono divertita veramente molto a giocare con Osmo e a scoprire tutte le possibilità delle sue applicazioni. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete già utilizzato, so che qualcuno di voi l'aveva già, quindi scrivetemi e raccontatemi anche della vostra esperienza. Spero che il video vi sia stato utile e io vi do appuntamento come sempre qui sul canale giovedì prossimo. Ciao!